Una fiaccolata silenziosa ieri sera per ricordare Maria Rosa Truisi, che mercoledì a Battipaglia è stata uccisa dal marito con una coltellata alla gola. Questa vuole essere semplicemente un momento di silenzio, di raccoglimento, per manifestare la vicinanza della città di Battipaglia alla famiglia, a quello che rimane, e purtroppo un dramma che ha colpito anche la nostra città. Al di là delle motivazioni o meno, sicuramente è un atto, quello che si è verificato, che ha lasciato tutta la comunità senza parole, vicini. Nessuno si aspettava una cosa del genere, ma come sempre succede così. Bisogna guardare la famiglia che rimane, ci sono due bambini piccoli che all'improvviso hanno perso tutti e due i genitori. In una battaglia innanzitutto culturale, la formazione con i ragazzi, per i ragazzi, tra i ragazzi, veramente dobbiamo cambiare l'approccio, si fa fatica anche a parlare di queste cose, vorremmo non essere qui sinceramente. Denunciate, non abbiate paura, lo so che a volte non siamo bravi come istituzioni, probabilmente come forze dell'ordine, a volte le regole spaventano, ma è importante, denunciate, apritevi. Tra l'altro a Battipaglia ci sono delle volontarie che fanno, e professioniste che fanno un lavoro straordinario, quindi davvero denunciate, fatevi avanti, è importante. Non ci sono parole che possano sia colmare quello che è successo, perché noi abbiamo sentito un gran vuoto dentro tutti. La città lo sta dimostrando e tutta questa vicenda è davvero molto triste. Infatti io ho un nodo in gola, quindi scusatemi, ma davvero è un momento per la nostra comunità tragico e drammatico, anche perché ci tocca da vicino. Sono momenti che lasciano l'intera comunità sgomenta. Ovviamente per noi questa sera è il momento del silenzio e della preghiera, perché di fronte a queste tragedie non ci sono giudizi che si possano esprimere. Combattere, sradicare alla radice, scusi il gioco di parole, la cultura della violenza, è sbagliato. Siamo sconvolti perché, voglio dire, sono cose che ascoltiamo purtroppo spesso alla TV e speravamo mai di non esserne coinvolti, diciamo, nella nostra città. Cosa fare? Una domanda veramente delicata, difficile. Io credo che per combattere un po' la cultura della morte, della sconfitta, ci voglia veramente tanto dialogo. Tanto dialogo fra le parti, tanto dialogo fra uomo e donna, proprio per ritrovare, proprio per riscoprire la bellezza dell'unione uomo-donna. Non è possibile, ecco, che in una situazione magari di difficoltà o quant'altro si possa pensare o ipotizzare l'unica soluzione attraverso la morte. E siamo qui, credo, un po' tutti quanti proprio per chiedere questo, a partire da noi stessi, che venga, ecco, portata avanti una cultura del dialogo e dell'amore. Noi come associazione Non sei solo a Battipaglia sono anni che proponiamo e cerchiamo di portare avanti dei percorsi di formazione che possano essere, che speriamo e che devono diventare, devono essere continuativi e strutturali. Abbiamo bisogno quindi della collaborazione dell'amministrazione, della cittadinanza, delle scuole, della collettività. L'unico modo, crediamo fortemente, per poter prevenire il fenomeno è appunto quello di fare della prevenzione, che sia affidata però a del personale qualificato che sia in grado di interagire, di relazionarsi con le generazioni, a partire dai più piccoli e dai bambini fino chiaramente anche agli adulti. Come associazione sicuramente chiederemo la convocazione all'amministrazione di un consiglio straordinario per parlare della tematica della violenza sulle donne, perché è necessario adesso prendere posizione e aprire un CAV di riferimento cittadino, in quanto ci sono dei progetti, come sappiamo ci sono dei beni sequestrati alla Camorra e dobbiamo velocizzare tutta la burocrazia per avviare questo progetto. Inoltre saremo accanto alle vittime, ai figli di questa donna che purtroppo oggi non c'è più, anche programmando una costituzione di parte civile all'interno del processo penale.